eccoci, anche oggi insieme, 18:50. Attimo più. Ci sono le mie insostituibili professoresse, un pubblico calorosissimo che anche oggi viene da Teramo. C'è Benedetta. Buonasera a tutti. E Cristina. Buonasera. C'è Serena. Buonasera. Stavi pensando, Serena, che ridacchi, eh? No. E poi c'è Enrica. Buonasera. Che sta ancora pensando e che ogni tanto guarda la mia pelle e pensa, dice, ma com'è scuro. Vabbè, anche oggi sono i nostri concorrenti. Eccoli, entriamo nel vivo della gara. Enrico. Buonasera. Come siamo colorati, buonasera. Guarda là, eh? Allora, Enrico Malpezzi è nato a Faenza, vive a Bologna da sempre, è un imprenditore nel settore informatico, si occupa della realizzazione di siti internet e della formazione presso aziende del personale. Esatto, sì. Ha una compagna che si chiama Marilena, ha due figlie, Chiara e Ginevra. Sì. Ginevra appena nata, a quattro mesi. E Chiara invece ha 8 anni, quindi è un Chiara po' è già più grande. Che ti ha detto niente. Qualcosa? No, non sa nulla. Ah, non sa niente? Quindi è una sorpresa. Una sorpresa, sì, sì. Allora salutala. Se la saluto, le do un bacio. Con questa altezza e di Bologna per 25 anni ha giocato a basket. Esatto, esatto. Eh? E nella Fortitudo. Purtroppo adesso. Appassionato anche di shopping, sì. Adora vestirsi colorato come si vede e ti accompagna la tua Marilena. Buonasera Marilena. Buonasera. Com'è Enrico? Beh, è un compagno eccezionale, un padre fantastico, è un po' esuberante, si vede anche da come è vestito, insomma. Vabbè, un personaggio. Considera che lui ha a casa un armadio di 4,5 metri, tutto a sua disposizione, mentre io ho un armadio di 3 metri da dividere con Chiara e Ginevra. Non è molto vero. Non è molto vero. No, è vero, dai. Mezzo spazio, c'è anche. Beh, ma non voglio far litigare proprio stasera. Diciamo è qua 3,5 metri il tuo, 4 e poco meno di 4 il suo. Fidati di me. Mi fido di lei, okay. Va. Capito, sta ridendo troppo Enrico, mi sa che è la verità. Non posso dire a parte niente. Questo difetto, per il resto tutto bene. Tutto bene, fantastico. Molto bene. Sì. Andiamo allora con la prima domanda per Enrico. Parliamo di capperi. I capperi si conservano solitamente sotto zucchero, vero o falso? Falso, dovrebbe essere anche secondo me non tanto buono il sapore. Ti conservano sotto sale o sotto aceto o in salamoia. Enrico, in Inghilterra, durante una partita di calcio, un arbitro ha espulso un pappagallo. Vero o falso? Vero. È incredibile, ma vero. Adesso Benedetta ci racconta tutto, anche cosa ci faceva il pappagallo a vedere la partita. Sentiamo. È accaduto proprio lo scorso anno durante una partita del campionato dilettantistico. Una signora si è portata con sé il pappagallo nella gabbietta durante la partita. Il problema è che dopo il secondo tempo il pappagallo ha iniziato a fischiare come l'arbitro e i giocatori si sono trovati un attimo in difficoltà. Quindi l'arbitro è stato costretto a tirare fuori il cartellino rosso ed allontanare il povero pappagallo. Ha espulso il pappagallo e la signora perché imitava il verso dell'arbitro. Andiamo da Enrico. Nel tennis, quando un giocatore esegue una smorzata, fa cadere la palla a pochi centimetri dalla rete, vero o falso? Vero. È vero. Enrico è siciliana ed è soprannominata la cantantessa. Carmen Consoli. Esatto. Delle quattro è la più giovane. Carmen Consoli. No. Aia. Errore per Laura. Enrico. Elisa. Elisa, risposta esatta. Enrico, giovanissima, ha partecipato al karaoke di Fiorello nella tappa di Gorizia. Elisa. Esatto, aveva 14 anni, nel 92. Cari amici, andiamo avanti. Enrica è già pronta con la sua frangetta per la scossa. 1, 2, 3. Cara Enrica cara, di cosa parliamo questa sera? Qual è la Questa sera parliamo di alimentazione. Bene. Allora, a cosa fa bene un sandwich al sesamo con salame, formaggio fresco, cetrioli, insalata e ravanelli? Non credo al colesterolo, però sentiamo. A combattere lo stress, salvaguardare il cuore, essere di buon umore, alla massa muscolare,
stare attento alla linea, prevenire le malattie, mantenersi giovani, fare bene l'amore, avere più energia. Per ognuna di queste opzioni, tra l'altro, è consigliato un tipo di panino. Qui si chiede quali proprietà ha quello con pane al sesamo, salame, formaggio fresco, insalata, cetrioli e ravanelli. Inizia Enrico. Non dovete dire a cosa fa bene questo sandwich per non prendere la scossa. Vai. Direi stare attento alla linea. Scossa? Va bene, va bene. Pane integrale con gamberi, insalata e pomodori è consigliato a chi vuole mantenersi in linea. Il pane integrale sazia senza far ingrassare, mentre i gamberi apportano proteine senza appesantire l'organismo. Enrico. Salvaguardare il cuore. Scossa? Va bene. A chi tiene molto alla salute del cuore è consigliato un panino con hamburger di tacchino, pomodoro e insalata. Il tacchino è ricco di proteine, i pomodori di vitamina C, amica del cuore, e l'insalata contrasta la ritenzione idrica. Enrico, Oriano, Maria Erika, pronti per il cos'è? E andiamo con la prima affermazione. A New York è un grattacielo. Oriano. Un segnale. No. Maria Erika. Un'antenna. No, Enrico. Passo. Altro indizio. Ha tanti buchi, Maria Enrica. Formaggio. No, Enrico. Con la pasta. No, Oriano. Non lo so. Altro indizio. 2000 anni fa già c'era, Enrico. Vetro. No, Oriano. Mattone. No, Maria Enrica. Passo. Altro indizio. Non tutti lo usano volentieri. Oriano. Passo. Maria Erika. La so io. No, Enrico. Trapano. No, altro indizio. Ha il serbatoio. Maria Erika. Riserva. No, Enrico. Passo. Oriano. Una moto. No, altro indizio. È una testa calda. Enrico. Passo. Oriano? Passo. Maria Erika? Microfono? No, 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 altro indizio. Odia il calcio. Oriano? Io. No. Maria Erika? Passo. Enrico? Lo spazzolino. No. Altro indizio. E le pieghe? Maria Erika? Ferro da stiro. È proprio il ferro da stiro! L'hai buttata là, ma è la risposta esatta! Il Flatiron Building, ferro da stiro, è chiamato così per un grattacielo di New York per la sua forma a ferro da stiro. Ha tanti buchi, 2000 anni fa esisteva già, sono state ritrovate prima delle piastre che servivano per stirare, non tutti lo usano volentieri, non a tutti piace stirare. Ha il serbatoio, ha una testa calda, odia il calcio perché danneggia il ferro da stiro e il calcare, e le pieghe perché appunto serve soprattutto per rimuovere le pieghe del tessuto. Brava Maria Enrica! Andrai al duello finale, vediamo chi ti troverai di fronte. Punta il dito. Mi dispiace che hanno sempre puntato il dito contro di lui, quindi punto il dito contro Enrico. Ah, Enrico magari è contento perché si gioca l'opportunità di andare al duello finale. Oriano spera evidentemente in un errore di Enrico. Enrico, A, B o C? Direi C di Chiara. Vediamo la domanda corrispondente alla lettera C. Per la meteorologia, quando inizia la primavera? 1 marzo, 15 marzo, 21 marzo. 21 marzo, 21 marzo. Questa è la risposta di Enrico. La primavera astronomica inizia il 20 o il 21 marzo, ma nella meteorologia le stagioni hanno una diversa ripartizione che non tiene conto né dei solstizi né degli equinozi, e quindi la primavera meteorologica inizia il 1 marzo e si conclude il 31 maggio. Ai, per Enrico, peccato, resta in gara Oriano. L'eredità di Enrico va nelle casse di Maria Enrica. Enrico, buon rientro a casa. Grazie. Sicuramente le tue bimbe saranno contente di averti visto in TV a sorpresa. Buon rientro a casa e in bocca al lupo per te. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.